Il paradiso delle signore. Mercoledì 2 dicembre 2020. Sant'Ambrogio è anche il protettore delle api e dell'apicoltura, così il paradiso delle signore prepara dei festeggiamenti a tema. Laura deve realizzare caramelle al miele, mentre Pietro e Rocco fabbricheranno un'urna a forma di arnia per raccontare la vita delle api e la produzione del miele. Roberta inizia a comunicare a tutti i suoi superiori la sua intenzione di partire e lasciare Milano. Ed ha un confronto anche con Vittorio, al quale dice che presto andrà a Bologna. Armando, sempre più convinto che Marcello stia avendo qualche problema, ne parla con Salvatore. Ed entrambi decidono di mettere, con le spalle al muro, Barbieri. Quest'ultimo confessa che il mantovano è tornato. E lo sta ricattando. Silvia prova ad incontrare Federico recandosi all'ingresso del paradiso. Ma lui, pur sembrando titubante, appena la vede, cambia strada. Roberta continua a portare avanti i progetti per il suo futuro. Ed inizia a pensare sempre più in grande. La Venere non si è minimamente accorta di quello che sta succedendo a Marcello. E dunque è sempre più felice. L'arnia è pronta, e Pietro e Rocco spiegano che simboleggerà l'impegno e l'operosità delle api. Nessuno però è convinto dal risultato, che sembra piuttosto scarso. Vittorio riconosce la buona volontà, ma capisce che questo non è il modo di celebrare Sant'Ambrogio.